Sono Norbert Niederkofler, sono nato in Valle Aurina. Praticamente ho scelto a 17 anni a fare il cuoco. Il motivo non tanto per il lavoro, però soprattutto per la cucina, proprio per l'ambiente della cucina, perché mi piaceva tanto, perché la stanza in casa più importante era la cucina. Nella cucina c'era tanta gente, c'era da mangiare, c'era un grande tavolo, si facevano delle chiacchiere. Era il posto che mi piaceva di più in casa. Ho lasciato l'Alto Adige a 17 anni quando è morto mio papà e poi ho deciso di andare in Germania a fare la scuola alberghiera lì. Poi, siccome volevo girare il mondo e non avevo dei soldi, allora ho scelto a fare il cuoco perché era la cosa più facile per me. E così praticamente ho fatto il giro del mondo scegliendo sempre i posti dove volevo andare, che volevo visitare. Ho lavorato un paio di anni in America, ho lavorato in giro per l'Europa, ho fatto Centro America, Sud America, però devo dire che questo qui mi ha formato sia dal punto di vista di uomo, sia anche dal punto di vista professionale. Sono Fabio Curreri, lo chef di cucina dell'Alpin. Il mio percorso inizia dal mare. Sono sardo, sono nato a 7 metri di altitudine dal mare, il che porta già di per sé delle differenze, e le differenze appunto ci portano ad avere curiosità, ad imparare. Ho sempre avuto le influenze appunto della famiglia, della passione per il cibo e il piacere di cucinare. Una cosa che mi ricordo particolarmente, che forse è stata inconsciamente la chiave della mia cucina, quando i miei genitori erano a lavoro, un giorno mia mamma mi lasciò tutte le cose per fare un ragù. Mi spiegò come fare, le cipolle erano pronte, erano tritate, il sedano, la carne. L'avevo fatto. Il momento più grande di gratificazione era stato assaggiare poi quel ragù avendo fatto tutto da solo. Poi a 26-27 anni ho detto: guarda, adesso ho investito talmente tanto tempo in questo lavoro, adesso lo vogliamo fare sul serio. Poi lì ho cominciato a lavorare in ristoranti stellati, ho lavorato con Witzigmann, che è il primo chef con 3 stelle fuori dalla Francia. Praticamente ho fatto 4-5 cuochi che veramente hanno cambiato la mia vita, hanno cambiato il mio modo di pensare, però tutti per un motivo diverso. Uno per un motivo che ho visto che lui si è fatto fuori la carriera con alcol e con droghe, così ho detto: questo qui per me assolutamente è un no-go. Poi ovviamente con David Boulay a New York, lui per me è un food junkie che veramente sa tutto di cibo, è molto avanti. E poi c'era un altro, Schubeck, che non ho mai lavorato tanto in vita mia come lì. Ho dormito più volte nel ristorante che ho dormito a casa. Però tutte queste esperienze che ho potuto fare mi hanno dato la mia tranquillità oggi e mi hanno dato veramente il mio lavoro. A 21 anni ho gestito la mia prima cucina. Era un 4 stelle. Era una cosa che ti veniva da dentro, vuoi sfondare il mondo, vuoi fare. Un po' improvvisavi e davi spazio a tutto quello che poteva essere la creatività di un ventenne. Sono arrivato a un momento appunto di saturazione, di esasperazione e sono tornato indietro. Allora io cercavo nuovi stimoli esterni. Ho trovato il master della cucina italiana, Creazzo. Questo si denominava come il master che ti apre la mente. Dopo di questo sono andato a fare il master tramite loro in Pergola, Roma, da Einsbeck. Principalmente, devo dire, non era proprio quello che era dentro nelle mie vene, però era un'esperienza che volevo fare. Mi sono trovato in una cucina bella spessa e grossa di brigata. Allora chiedete a chi mi mandò a fare questo master perché mi ha mandato qua. Mi ha risposto: perché tu sei l'unico che ha il carattere per resistere lì. Una delle frasi della mia prima brigata di cucina, una brigata di 27 elementi, dopo 15 giorni che pelavo cassette di carote, insalate, se l'ultimo è arrivato e pochi ti guardano in faccia, ho avuto il mio momento down. Lo chef mi prese da parte, mi guardò a 4 occhi e mi disse: tu hai carattere, devi solo scoprirlo. Ricordati però che se pecora ti fai, il lupo ti mangia. Devi solo decidere cosa vuoi essere nella vita. Allora, il tornare a casa non era mai previsto. Il tornare a casa sono una coincidenza, che alla fine non è una coincidenza, perché per me la nostra strada è segnata. Che devi fare certi passi, li devi fare. Così io ho scelto di tornare in Alto Adige e lì praticamente è partito un challenge pazzesco, perché
ho cominciato a Rosalpina, che all'epoca era un albergo di 3 stelle ed era una pizzeria, non c'era ristorante. E lì poi praticamente ho cominciato a fare lavorare sulla visione anche del proprietario, di Paolo Piccinini, che lui voleva diventare Relais Chateau, non aveva la cucina, e così avevamo cominciato a fare un concetto. Nel 96 abbiamo aperto il Sankt Hubertus, nel 2000 abbiamo preso la prima stella Michelin, siamo diventati Relais Chateau. E poi c'era il mio grande maestro che mi ha chiamato e ha detto: guarda, io non avrei mai scommesso che tu riesci a fare una stella Michelin in questo posto. E io lì l'ho preso come sfida e ho detto: adesso ti faccio vedere come qui si arriva a 3 stelle. Nel 2007 noi eravamo il primo ristorante in Nord Italia, soprattutto nelle montagne, ad avere 2 stelle Michelin. Le 2 stelle Michelin però totalmente diverse di quello che stiamo facendo oggi, perché noi eravamo famosi per il fegato grasso e il pesce di mare. Cioè, noi ogni prodotto che io ho conosciuto quando ho girato il mondo l'ho fatto arrivare. Nel 2008 ho detto: ma non c'è nessun motivo a portare gente da tutte le parti del mondo come turisti e poi gli do esattamente la stessa cosa da mangiare di quello che praticamente mangi a New York, mangi a Tokyo, mangi in giro per il mondo. Per quello ho pensato: cosa devo fare adesso? Più di un anno ho chiesto ai nostri clienti: ma se voi venite qua, cosa vi aspettate? Che tipo di cucina vi aspettate? Che approccio vi aspettate? Così sono arrivato al concetto di Cook the Mountain. E lì poi ho cominciato tutto questo lavoro su andare sul territorio. Nel 2015 abbiamo creato CARES, CARES, The Ethical Chef Days. Abbiamo cercato dei cuochi di tutte le parti del mondo, soprattutto legati a un progetto sostenibile. Cioè, noi non abbiamo più invitato cuochi che veramente fanno solo lifestyle, però abbiamo cercato delle persone, dei tipi, delle tipologie di cucina che veramente hanno un concetto sulla sostenibilità e soprattutto sul rispetto della materia prima. Tramite una conoscenza in comune con lo chef Niederkofler, vi parlo di Alpine, di questo stupendo progetto dello chef Niederkofler. E gli dissi: oh, sinceramente, finché non bevo un caffè e non parlo con lo chef Niederkofler, non ci credo minimamente a quello che mi stai dicendo. E invece sono riuscito ad avere un caffè con lo chef Niederkofler. Abbiamo chiacchierato. Non abbiamo parlato di contratti, non abbiamo parlato di curriculum, non abbiamo parlato di chissà cosa. Ci siamo piaciuti, credo, non lo so, comunque siamo andati d'accordo e ho deciso di venire ad Alpine per iniziare questa nuova avventura in montagna. I principi che condividiamo sono il territorio, il rispetto di quello che c'è attorno a te e della natura. Quindi la voglia di andare oltre, di stupirti ogni volta di più per qualcosa che era lì da anni, questo è lo stupore della cucina, di quello che c'è, di tutte le proprietà di un alimento fino a un piatto. Quando tu vai a conoscere, vai oltre un alimento, ti metti qualche domanda in più: perché è così? Come ci è arrivato che tu ce l'abbia nel tagliere della cucina, che tu ce l'abbia sopra un tavolo, però cosa c'è dietro quell'alimento? Il lavoro umano sicuramente, il rispetto di un alimento sicuramente e anche la potenzialità. Tante volte però scopriamo che dalla dolcezza può venire fuori l'amaro. Provate a bruciare lo zucchero. E un altro step importante è la storia. Chiedersi prima cosa hanno fatto gli altri e cos'è successo prima. Però se andiamo a incuriosirci su quello che era il cibo, a pensare che prima delle guerre tutto ciò che era rosso non veniva mangiato perché era sangue, il sangue era morte, era paura. Tutto quello che era sottoterra non si mangiava perché era il cibo del diavolo. E invece poi poveri andavano a cogliere quei frutti, quegli ortaggi che nessuno voleva, scoprendo che avevano tante caratteristiche che nessuno aveva il coraggio di oltrepassare. E sono sempre stati solo limiti mentali. Abbiamo fatto un altro progetto che è un libro, si chiama Cook the Mountain, The Nature Around You, e questa è la cosa molto importante. In questo libro qua noi abbiamo descritto il nostro lavoro. Per ogni capitolo abbiamo preso minimo 2 o 3 produttori. Il macellaio prima voleva diventare veterinario, il ragazzo che ha 23 anni e fa dei formaggi pazzeschi. Su questo libro c'è molto più scritto sui produttori, molto più scritto sulla natura che su di noi. Thank you.
perché questo lavoro qua con l'Alpine, avendo già un ristorante con 3 stelle Michelin? Per me era molto importante andare un passo oltre. Come riesco quello che ordino d'inverno a utilizzarlo tutto quanto? Perché con un ristorante come il Sankt Hubertus con 30 posti faccio fatica a smaltire. Cioè non smaltire nel senso negativo, però a usare tutto quanto. Però qui abbiamo un posto dove praticamente facciamo anche dei numeri importanti perché siamo in un comprensorio di sci e qui posso veramente utilizzare i piatti, posso utilizzare i prodotti e così do una continuità molto molto importante ai nostri produttori, così loro sanno Norbert quando ordina queste cose qui le prende e così veramente possiamo far vedere che noi abbiamo creato un sistema di economico in giro che funziona. Nella nostra cucina noi non usiamo serre, noi non usiamo olio d'oliva perché siamo in montagna, non usiamo agrumi perché a 1700 metri tu non c'hai agrumi, noi qui non serviamo insalata d'inverno, non serviamo pomodori d'inverno e soprattutto abbiamo il concetto di no spreco, questo anche nella carne. La carne soprattutto abbiamo il rispetto per l'animale, se mangiamo la carne di usare tutto quanto e non solo le parti nobili. Così veramente tu riesci a lavorare diversamente. Il problema è che tu devi cominciare a pensare come la natura. Non sei più tu che decidi come cuoco, però è la natura che decide per te. Altro impatto ci è stato detto da tanti giornalisti, guardate, tornate indietro sulla vecchia cucina, perché con questa cucina qua voi siete anche a rischio di perdere la seconda stella Michelin. Così una sera, quando mi è arrivata una bella mail, ho messo la mail sul tavolo e ho detto guardate, questa mail ci è arrivata, ve la leggete, non dite niente oggi, non voglio che voi parlate tra di voi, andate a casa, fatevi una riflessione su questo. Domani alle 9 di mattina noi qui ci vediamo a questo tavolo e decidiamo cosa fare. Così praticamente il risultato è alle 9 di mattina si sono presentati tutti e quattro con la mail strappata, messa sul tavolo, non ci interessa, noi andiamo avanti per la nostra strada e quell'anno lì eravamo il primo ristorante a prendere 3 stelle Michelin al mondo con un progetto totalmente sostenibile. Alpine è curioso perché appunto lo chef ovviamente è alto tesino. Io sono sardo e abbiamo delle prospettive diverse, ma ci siamo ritrovati nello stesso contesto. Tutto questo è tanto curioso perché ci insegna ogni volta a vedere le cose in maniera diversa e anche a giocarci un po' tra le lettere, tra le parole o tra i nomi delle ricette che abbiamo visto e lo spago, le sarde. E comunque siamo in montagna con una filosofia Cook the Mountain. A volte nascono per gioco, però la scelta è stata fatta sempre per cercare di portare a chi guarda comunque questo corso un messaggio, una continuità in quello che noi siamo riusciti a trasmettere, questo dal prodotto alla terra alla semplicità dei gesti. Quello che noi volevamo trasmettere anche ai ragazzi non è non devi fare 3 stelle. 3 stelle volevo fare io per far vedere dove puoi arrivare, che tu con una cucina del tuo territorio puoi arrivare a 3 stelle Michelin. In questa maniera qua noi conserviamo la produzione dei prodotti attorno a te e poi soprattutto mantieni la cultura, mantieni le tradizioni per portarlo nel futuro e per tenerlo. Per me è sempre molto molto importante lavorare nel team, perché solo con un team tu puoi andare avanti. E per me la cosa più importante era sempre giovani e loro devono portare avanti il concetto perché è il loro futuro. Il perché di alcuni piatti, di alcuni prodotti soprattutto, è che sono stati ripetuti, perché ogni volta che abbiamo usato una patata, ogni volta che abbiamo usato il manzo, ogni volta che abbiamo usato il salmerino, l'abbiamo fatto in maniera diversa ed è proprio quello che mi piace rispecchiare in questa filosofia, che con un prodotto ci sono veramente tante caratteristiche e si possono fare tante cose. Non vedere un alimento o le cose che intorno semplicemente schematiche per quello che sono rappresentate, ma a volte c'è qualcosa di più che abbiamo sottovalutato. Il corso con l'Accademia per me era molto importante. Non voglio che adesso tutto il mondo faccia la cucina di montagna. Per noi è importante che la cucina di montagna viene fatta in montagna, che c'è un senso. Per noi è importante
è che viene capito il concetto, perché questo concetto qua lo posso portare in Sardegna, lo posso portare in Sicilia, lo posso portare in tutte le regioni d'Italia, e così veramente rispettando le regole, rispettando la natura, perché qui si parla di rispetto, rispetto per la cultura, rispetto per la natura, rispetto per la materia prima e rispetto anche per gli addetti al lavoro. Questo è quello che dobbiamo capire per il futuro e soprattutto per dare un mondo molto molto più bello e lasciare qualcosa di molto più importante ai nostri bambini.